cosa che ci fa dire che un infermiere che guadagna, e dirò due cose sugli infermieri, perché reggono in piedi questo paese, insieme agli insegnanti e ai medici, 1.450 euro al mese, e che con le sue tasse paga il reddito di cittadinanza, significa che se tu rifiuti un'offerta di lavoro, il reddito lo perdi, perché è un principio giusto, morale ed etico. E nessuno sta dicendo che devi lasciare per strada a morire chi non ha lavoro. Ci mancherebbe, non siamo un paese del genere. Non è nella nostra cultura, non è nelle nostre radici, siano esse cristiane o siano esse repubblicane, mazziniane. Non è questo il paese che vogliamo costruire. Ma questo esempio che vi ho fatto dimostra che c'è spazio per uno spirito repubblicano che è trasversale, che è forte, che mette insieme le culture liberali, liberali progressiste, popolari, repubblicane, e che tiene insieme il paese perché non sta etichettandolo, ma gli dice: valuta su quello che penso del mondo e il modo in cui lo realizzo. Nel nostro programma di promesse non ne trovate. Ci sono due cose fondamentali. Primo, mancano l'85% degli obiettivi del PNRR. Ok? Un paese degno di questo nome, la prima cosa che fa è realizza gli obiettivi che si è dato. E se volete la mia opinione di ex ministro, l'Italia ha un solo problema: non è capace mai di realizzare nulla. Sapete perché? Perché è faticoso. Ci vuole cura, ci vuole esperienza, devi stare con le chiappe sulla sedia dalla mattina alla sera per far funzionare i provvedimenti. Beh.